molta parte di quella che viene celebrata come laicità in realtà coincide con una forma settaria e fanatica di laicismo, o più precisamente di ateismo coatto che viene imposto come se fosse la laicità. Ecco, io propongo allora l'esigenza di distinguere attentamente il principio della laicità, che è un principio giusto, dal principio del laicismo, che è un principio fanatico e intollerante. Sotto questo riguardo, possiamo dire che vi è una, parafrasando Marx, vi è una miseria del fondamentalismo laicista di molti che chiamo i Godbusters, cioè i cacciatori di Dio che si fingono sostenitori della laicità quando in realtà per laicità intendono l'interdizione di ogni possibile riferimento a Dio nel discorso pubblico. Proviamo a ragionare su questo tema. La laicità, in cosa si distingue la laicità dal laicismo? La laicità rivendica il primato dello Stato sulla religione, riconoscendo a ogni cittadino la libertà di culto e riconoscendo anche, vorrei dire, il fatto che la nostra è una civiltà che è fondata su radici cristiane. La laicità riconosce il fatto che lo Stato, non è indifferente alla questione della religione, ma riconosce al tempo stesso che il principio dello Stato sta sopra rispetto alla religione. Il laicismo, invece, è la pretesa della desimbolizzazione integrale, cioè l'annullamento di ogni spazio del sacro. Il principio della laicità rispetta la presenza del sacro e della religione e distingue lo spazio del profano da quello del sacro, riconoscendo piena competenza e piena legittimità a entrambi. Viceversa, il laicismo, che è un pervertimento sciagurato della laicità, come il fondamentalismo lo è della religione, pretende che cosa? La profanazione universale degli spazi del sacro. Pretende di eliminare il sacro come inaccettabile nel tempo della laicità, cioè del laicismo. In sostanza, il principio del laicismo è quello che identifica religione e sacro con intolleranza e fanatismo e, pretendendo di combattere l'intolleranza e il fanatismo, combatte ogni religione. Naturalmente il vulnus di questo argomento, se così vogliamo chiamarlo, è che confonde la malattia con il corpo sano, confonde la polmonite con il polmone e con la pretesa di curare la polmonite combatte il polmone. Questo per ribadire che religione e laicità possono, e a giudizio di chi vi sta parlando, anche debbono procedere congiuntamente, riconoscendo e rispettando ciascuno le ragioni e le regioni dell'altra pars. Il laicismo, invece, è propriamente una variante del fondamentalismo religioso, di cui si pone, a mio giudizio, come la variante atea, ma non meno dogmatica, fanatica e intollerante. Il laicismo, cioè, è un altro nome per chiamare il principio dell'ateismo più intransigente, quello che di fatto trasforma l'ateismo in un articolo di fede. Joseph Ratzinger disse una volta che il laicismo è una ideologia, disse testualmente, così in un'intervista del 2004 su Il Foglio. Il laicismo è una ideologia. Ideologia di cosa, aggiungiamo noi? È l'ideologia di completamento della civiltà tecnonichilistica, quella che appunto, come si diceva, deve neutralizzare ogni spazio del sacro. A questo riguardo, Ratzinger, nella sua intervista, diceva, cito testualmente, a proposito del laicismo come ideologia: il laicismo non è più quell'elemento di neutralità che apre spazi di libertà per tutti. Comincia a trasformarsi in un'ideologia che si impone tramite la politica e non concede spazio pubblico alla visione cattolica e cristiana. Diceva poi Ratzinger: siamo per la laicità, ben inteso, ma siamo contrari a un laicismo ideologico che rischia di rinchiudere la Chiesa in un ghetto di soggettività. Cosa voleva dire quando diceva un ghetto di soggettività? Diceva Ratzinger in sostanza che il laicismo vuole o estirpare la religione da ogni spazio pubblico e quindi annichilirla e ridurla a coscienza soggettiva individuale. Faccio un esempio un poco banale, come quando quell'istrione di Sanremo disse che la fede è qualcosa che deve abitare nell'individuo e solo lì, disse una
vuota profondità, ma che di fatto era il principio del laicismo, per cui la religione può esistere solo in interiore homine, deve castrarsi rispetto a ogni dimensione pubblica. O viceversa, dice il laicismo, e insisteremo su questo tema, può esistere nello spazio pubblico se e solo se si priva di ogni apertura alla trascendenza e diventa religione del nulla. E allora abbiamo la religione woodstockiana e liberal progressista alla Bergoglio. Queste sono le due, diciamo, alternative complementari in realtà nell'ordine del discorso. Ecco, e allora il laicismo diventa, come si diceva, una religione di completamento dell'ordine del discorso.